Ciao a tutti e benvenuti a Magic Batch, a un nuovo video. Questo è l'ultimo video dell'anno e come di consueto nei miei video di fine anno si fa un resoconto di tutto quello che è successo durante l'anno. Allora, è stato un 2018 veramente devastante, vi dico la verità, perché oggi non c'è neanche il cappellino, è sempre il cappellino della scorsa, ma sono già in giro per Cesena già da 2-3 ore. Ho portato la moglie a fare i massaggi di fine anno, che così anche lei si riprende un attimino. E niente, cominciamo con il discorso di fine anno che porta non poche brutte notizie, perché comunque il 2 gennaio del 2018 c'è stato l'incidente dei miei suoceri. Hanno distrutto la macchina, si sono fatti un po' male anche loro, quindi già abbiamo iniziato l'anno sti cani, già abbiamo iniziato l'anno male. Poi dopo continuiamo col discorso del mi tirano anche sotto, splatonato cross, non passare, no, qua ci sono le pande cross qui, ci investono. Siamo circondati, ci siano dalle pande 4x4, pande grosse, ho preso che mia moglie, comunque dire che è una buona macchina, poi faremo un video. Comunque dai, tornando al discorso, è stato un anno così, dai, con alti e bassi. Poi dopo c'è stato un altro, è stato quello lì, ormai di consueto, succede sempre così, un altro infortunio. Un altro infortunio nel lavoro, ma quello lì di medio grave, stavolta si è rotto il macchinario, mi sono fatto male al polso, poi verso fine anno, un mesetto fa, sono un po' lecito quest'anno agli incidenti causati, comunque che si è rotta la macchina, mi sono fatto male a marzo mi sembra, invece un mesetto e mezzo fa, vabbè. C'è andato il discorso, comunque c'è stato un altro infortunio sempre provocato da altri. E niente. Per il resto è stato un anno molto intenso, molto particolare, con alti e bassi, con comunque anche. È un po' fatica a spiegare il 2018, perché il 2018 è stato veramente devastante. Io. Diciamo che faccio da domani, spero di fare un bel respiro e incominciare il 2019 in maniera totalmente diversa, totalmente migliore, totalmente senza tutti i problemi del 2018, con un bel po' più di salute magari, perché la salute è tutto. Quest'anno la salute ha lasciato un pochettino desiderare. E niente. È stato un anno, diciamo, positivo, nel senso che dopo tante visite, aprendo il discorso Brian, anche lui finalmente gli abbiamo messo gli apparecchi e gli hanno riscontrato via così questa necessità di mettere gli apparecchi, gli abbiamo messi apparecchi acustici, e per quanto sia una cosa che un padre e una madre, perché comunque che mia moglie non è che stia bene, ci soffrono, vederlo con l'apparecchio, comunque sappiamo che per il suo bene, insomma, gli alti e bassi ci sono stati, ha fatto il suo anno, adesso ha fatto due giorni fa, oggi è da 31, ha fatto i suoi 15 mesi, con le orecchie sembra che si sia stabilizzato e insomma, dai, le cose procedono un pochettino meglio, siamo a fine anno. Vogliamo iniziare il 2019 col botto e lasciare indietro tutti i problemi e le cose che ci sono state e vediamo, dai, io ci spero. Per il resto non è che abbia molte altre novità, soprattutto positive da dirvi, so che altro ne ho delle negative, quelle sempre. La negatività c'è sempre. Insomma, via. Ma oggi, ecco, è una bella giornata, almeno l'inverno non si fa sentire molto, almeno per quello che sono le mie temperature va benissimo, perché io
Ci sono 15 gradi per me. Io non porto mai giubbotto, non porto mai niente, quindi io per me 15 gradi è mezza estate, via. Una temperatura abbastanza buona, temperatura che è certo molto volentieri. E adesso siamo qua, c'è quasi davanti al centro massaggio, una bella camminata mattutina a inizio anno, fa sempre bene, via, così. Chiudiamo l'anno e ci facciamo la promessa per il 2019, poi vedremo se il fine anno del 2019 sarà altrettanto grosso, perché per il momento occupo quasi tutto lo schermo, cerchiamo di occuparne la metà e facciamoci questo fiorellino, leghiamoci questo laccetto che ci dice che dimagriremo almeno, voglio per il 2000, per il 31 dicembre 2019 aver perso, se ce la faccio, qui così ambiziosamente 15 kg, poi ce ne perdo 20, sono ancora più contento. Va bene ragazzuoli, per il momento è tutto, Magic Patch vi saluto, vi invito sempre a mettere un mi piace ai miei video che sono importanti, non vi costano niente, stalkeratemi dappertutto su Instagram, su Facebook, dove meglio credete, e via, e ci vediamo al prossimo video.